Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6, udienza a ranghi ridotti, quella di stamani al Tribunale per un nuovo aggiornamento del processo Rigopiano. I familiari hanno presentato una memoria per far sì che non venga tralasciato nulla nel corso della redazione della nuova perizia che sarà discussa il prossimo 29 di aprile. Il servizio di Stefano Recanati. A distanza di 3 mesi tornano in aula i parenti delle vittime di Rigopiano. Lo hanno fatto mettendo agli atti una memoria a supporto del lavoro che stanno svolgendo i periti incaricati dal GUP. In questa memoria, spiegano dal comitato, la volontà, non secondaria, è quella di capire il contesto in cui si è consumata la tragedia. Infatti il punto 6 punta a verificare l'operatività del sistema di prevenzione rischi e di gestione dell'emergenza meteorologica, oltre alla mancata attivazione dell'ANAS. Apprendiamo sicuramente il rinvio di 3 mesi è devastante per noi che attendiamo ormai da 5 anni, però abbiamo capito ed è importante questi 3 mesi per loro per lavorare al meglio e confidiamo veramente nei periti. Alcuni familiari hanno riportato l'esempio della regione Marche, che in quei giorni chiese mezzi all'Abruzzo per far fronte all'emergenza, per sbloccare alcuni comuni colpiti dal terremoto. Quello che non ha fatto l'Abruzzo, purtroppo, perché non ha convocato l'ANAS e l'ANAS non ha messo in gambo, non essendo convocata, non ha messo in gambo tutte le sue attrezzature. Se queste memorie dovessero essere comunque verificate, accettate anche dal GUP, si potrebbe aprire un nuovo capitolo di questo processo Rigopiano? Sì, sicuramente, sicuramente, perché qui ogni istituzione si deve assumere la propria responsabilità, perché tutti non hanno fatto ciò che dovevano fare. L'udienza di stamani è servita sostanzialmente a rendere ufficiale la proroga di 90 giorni. 30 ne aveva chiesti il procuratore Bellelli, concessa agli esperti, che dunque al prossimo appello dovranno depositare le conclusioni della superperizia. Il colpo di scena, se così lo vogliamo definire, arriva dal legale di Antonio De Vico, che ha rinunciato al rito ordinario per affrontare quello abbreviato, così come avevano scelto già gli altri 29 imputati. Si tornerà ora in aula il 29 aprile alle ore 10. Il GIP del Tribunale di Chieti, Luca Deninis, ha disposto l'imputazione coatta per frode in commercio nei confronti di Filippo Antonio De Cecco, presidente dell'omonimo gruppo che produce pasta, del direttore degli acquisti Mario Aruffo e dell'allora direttore del controllo qualità Vincenzo Villani. Il sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Giuseppe Falasca, aveva chiesto l'archiviazione. Contro tale richiesta ha presentato opposizione a Soconsum, un'associazione di consumatori, e l'udienza si era tenuta il 9 aprile 2021. In base a quanto riporta oggi il Fatto Quotidiano, secondo il giudice, la dichiarazione pubblicitaria di utilizzo dei soli migliori granitori italiani, californiani e dell'Arizona è stata una informazione infedele, veniva utilizzato anche grano di altra provenienza, è frutto di una precisa strategia aziendale. La vicenda prende le mosse dalla denuncia di un ex dirigente della stessa De Cecco e ha riguardato una partita di circa 4.500 tonnellate di grano di provenienza francese che sarebbe stato classificato da De Cecco come pugliese. Cambiamo pagina, oggi protesta nazionale degli infermieri in Abruzzo. Gli operatori sanitari si sono radunati davanti alla sede dell'assessorato regionale alla sanità. Manca il personale, siamo allo stremo delle forze, fanno sapere dal Nursind, Giuseppe Tintino. La politica ci ha detto che non si sarebbe dimenticata di noi, ci hanno chiamato eroi, ci hanno ringraziato. Noi ci siamo messi a disposizione anche in forma gratuita durante l'esecuzione degli screening, per le scuole, per la popolazione. E oggi chiediamo il riconoscimento che ci spetta e che ci avevano promesso. Si sono dati appuntamento a Pescara di fronte all'assessorato regionale alla sanità. Circa 80 operatori sanitari questa mattina hanno aderito alla manifestazione che oggi si è svolta in tutte le regioni d'Italia. Il governo nazionale ha già stanziato nella legge di bilancio 335 milioni destinati alle indennità professionali per l'emergenza sanitaria, ma i fondi devono ancora essere erogati. Anche la regione Abruzzo però deve fare la sua parte, dicono i manifestanti. Speriamo che anche la regione riconosca quello che è lo sforzo degli infermieri, degli OSS, delle ostetriche e di tutti gli operatori sanitari all'interno delle strutture ospedaliere e che finalmente si possa in qualche modo investire con dei fondi, quindi concretamente, sul personale, sulle indennità che questo personale ha diritto ad avere.
Una delegazione degli operatori sanitari in protesta è stata ricevuta dall'assessore Nicoletta Verì. In Abruzzo c'è carenza di personale e questo non può non ripercuotersi sulla qualità dell'assistenza ai pazienti. Lo aveva ammesso anche il presidente della giunta regionale Marsilio, parlando della situazione Covid a margine della cabina di regia di un paio di settimane fa. Possiamo acquistare macchinari e mettere a disposizione più posti letto, aveva dichiarato il governatore, a mancare però sono i professionisti. La nostra lotta è anche e soprattutto per migliorare le cure che noi possiamo dare ai cittadini. Pensiamo semplicemente che gli ultimi studi dicono che per assistere 6 pazienti c'è bisogno di un infermiere. Questo rapporto nelle ASL teramane e abruzzesi, quindi anche di Pescara, Chieti e L'Aquila, non è rispettato. Ci sono dei reparti dove la proporzione infermiere-paziente è 1 a 14, 1 a 16 ed è invivibile. Ovviamente il personale è allo stremo delle forze, le persone che ovviamente hanno bisogno delle strutture sanitarie hanno diritto e pretendono una qualità di assistenza elevata, ma per poterlo fare c'è bisogno di personale. Bollettino Covid, sono 3.102 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Del totale, 2.057 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari, 6.519, e tamponi antigenici, 20.171, è pari all'11,62%. I nuovi casi hanno età compresa tra un mese e 100 anni e provengono 669 dalla provincia dell'Aquila, 874 da quella di Chieti, 738 da quella di Pescara e sempre 738 anche da quella di Teramo, 27 da fuori regione, mentre per 51 sono in corso accertamenti. 7 i decessi recenti, 4 risalgono ai giorni scorsi ma sono stati comunicati solo oggi dalle ASL competenti, mentre 3 riguardano pazienti di età compresa tra 77 e 81 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo. Il bilancio delle vittime sale così a 2.793. I guariti nelle ultime 24 ore sono 293, mentre il numero degli attualmente positivi in Abruzzo supera le 106.000 unità. In lieve calo i ricoveri, 412 quelli in area medica, meno 3 rispetto a ieri, pari al 31% dei posti letto. Invariati quelli in terapia intensiva, 40, pari al 22%, dati che restano appena al di sopra delle rispettive soglie della zona arancione. L'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti invece scende a 1.832. Sul fronte vaccini sono 6.460 le prime dosi somministrate in Abruzzo agli over 50 dopo l'entrata in vigore dell'obbligo scattato lo scorso 8 gennaio. Nell'ultima settimana le somministrazioni sono state 1.754, dunque in calo rispetto alle 2.657 dei 7 giorni precedenti. Gli over 50 senza neppure una dose sono circa 60.000 e hanno tempo fino al 31 gennaio per sottoporsi alla vaccinazione così da avere il Green Pass, il Super Green Pass, per il 15 febbraio, quando scatterà l'obbligo di certificazione rafforzata sui luoghi di lavoro per gli over 50. Procedono spedite invece le operazioni relative alle terze dosi, che raggiungono quota 696.810, il 57% della platea di destinatari ha già ricevuto dunque la dose booster. La campagna vaccinale va avanti anche per i bambini di età tra 5 e 11 anni, 21.477, pari al 28,1% della platea, coloro che hanno ricevuto la prima dose, 6.081, dunque il 7,96%, quelli che hanno completato il ciclo vaccinale. Anche se la variante Omicron ha meno possibilità di sviluppare mutazioni pericolose ed è meno patogeno, non ancora si può parlare di fase endemica, secondo il professor Liborio Stupia, direttore del laboratorio di genetica molecolare dell'Università d'Annunzio. Vediamo il servizio di Selenia Secondi. I risultati dei sequenziamenti arrivati in questi ultimi 2 giorni ci dicono che ormai la variante Omicron ha preso il sopravvento sulla Delta, ma gli ospedalizzati rimangono sempre quelli colpiti da Delta. Qual è la situazione attuale adesso, professor Stupia? Allora, sul territorio in generale abbiamo avuto la conferma che abbiamo soltanto queste due varianti e che la Omicron è presente in più dell'80% dei casi, la Delta in meno del 20%. Se però noi andiamo a vedere i dati specifici dei ricoverati nei reparti più importanti, quindi rianimazione,
pneumologia, lì Delta e Omicron sono ancora più o meno pari. Quindi significa, questo conferma da un lato che la Delta è più aggressiva, quindi la troviamo nei casi più gravi, dall'altra però che anche l'Omicron non scherza, quindi non è vero che Omicron è semplicemente un raffreddore, perché in alcuni casi Omicron può anche portare a delle complicanze importanti. In altre parole, non si può abbassare la guardia adesso? Non si deve abbassare la guardia, perché abbiamo un numero di casi positivi enorme che non abbiamo mai avuto nella storia della pandemia. Quindi se anche la percentuale dei casi che poi stanno male è molto più bassa rispetto alle varianti precedenti, la numerosità globale è talmente alta che noi comunque continuiamo a avere più di 300 morti al giorno. Quindi è vero che forse vediamo la luce in fondo al tunnel, ma proprio questo è il momento di stare con la massima prudenza. Il virus accumula mutazioni nelle persone che sono infette, quindi una popolazione non vaccinata è una popolazione a rischio di accumulo di mutazioni, per cui le varianti si generano lì. Quindi diciamo che laddove ci sono meno vaccinati c'è più possibilità che si generino nuove varianti. Ora la speranza qual è? Che siccome Omicron è già una variante che ha una capacità infettiva spaventosa, sia difficile migliorarla dal punto di vista del virus, cioè sia difficile creare una nuova variante che sia ancora più infettiva e che la superi. Quindi per quello si spera che Omicron possa essere forse l'inizio della fine, perché probabilmente sarà difficile avere varianti più infettive. Sicuramente le popolazioni dove c'è molto addensamento, quindi molto scambio e pochi vaccinati, sono una situazione ideale per il virus per mutare. Ancora presto per parlare di fase endemica? No, è assolutamente presto. Vediamo, sì, la speranza che si vada verso quello, però ribadisco che con 300 morti al giorno io non posso esultare e dire siamo alla fine. Quando cominceranno a scendere i morti ne riparleremo. SOS Covid, noi ci siamo, è il nome della campagna di vaccinazioni No Stop da oggi al centro del riuso di Francavilla al Mare, nei pressi dello stadio. Per gli over 50 non occorre la prenotazione, anche se non si è residenti. Vediamo il servizio. 3 giorni di vaccinazioni non stop qui a Francavilla, si inizia oggi con la fascia degli over 12. Sì, abbiamo iniziato questa mattina alle 8:30, c'è una grande affluenza, la giornata di oggi è dedicata agli over 12, domani ci sarà una giornata dedicata alla fascia pediatrica 5-11 anni e dopodomani, domenica, per gli over 50. E le vaccinazioni sono riservate ai residenti e domenica anche non residenti, ma con priorità sempre residenti. Presidente di Francavilla. Come ha risposto Francavilla? Ma la risposta è stata superiore alle aspettative, c'è una grande adesione e siamo contenti, perché io credo che la vaccinazione sia il modo, forse l'unico modo, per tentare di uscire da questa pandemia. Per queste 3 giorni di vaccinazioni torna in Abruzzo il Comitato Mani Unite di Padova. Torna non tanto il Comitato Mani Unite per Padova, ma tornano i protagonisti, i volontari che si sono occupati di questa campagna vaccinale. Il Comitato Mani Unite per Padova, già presente a Chieti, Vasto e Lanciano in occasione dell'avvio dei 3 centri vaccinali, torna a Francavilla lasciando il valore di aver costituito un Comitato Mani Unite di Francavilla, i 26 cittadini di Francavilla che continueranno a sostenere il centro vaccinale nelle attività di vaccinazione. Open Day vaccinale dai 12 anni in su a San Salvo, sabato 29 gennaio dalle ore 14:30 alle 18:30 e domenica 30 gennaio dalle ore 9 alle ore 13 e poi dalle ore 14:30 alle ore 18:30 presso il distretto sanitario di via De Gasperi. Ad annunciarlo il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, che ha ottenuto dalla direzione generale della ASL le dosi di vaccino, saranno inoculate senza doversi prenotare. Il Covid si combatte con il vaccino, invito i miei concittadini, ha commentato il sindaco, ad approfittare di questa opportunità. E noi cambiamo pagina, il comitato ristretto dei sindaci si è confrontato con i vertici della ASL di Teramo sul nuovo ospedale del capoluogo. Nel corso dell'incontro è stato esaminato lo studio di fattibilità per un moderno nosocomio da 501 posti letto. Restano i dubbi sulla destinazione del vecchio Mazzini. Tania Bonici Castelli.
Su convocazione del presidente Gian Guido D'Alberto si è riunito il comitato ristretto dei sindaci per confrontarsi con l'ASL di Teramo sullo studio di fattibilità del nuovo ospedale del capoluogo. La riunione è stata allargata anche al presidente della provincia e ai sindacati. Nel corso dell'incontro i tecnici dell'azienda sanitaria teramana hanno illustrato il contenuto dello studio che prevede la realizzazione di un moderno ospedale da 101 posti letto, attualmente il sito più gettonato è Piano d'Accio, da mettere in rete con gli altri tre ospedali SPOC di Giulianova, Atri e Sant'Omero. E se così fosse, cosa sarà del vecchio Mazzini? La posizione del sindaco D'Alberto non lascia dubbi. Questo è quello che avevamo chiesto e continuiamo a chiedere con grande forza, e che ci sia una pianificazione parallela e coordinata tra la rete ospedaliera e la rete territoriale. Sanità ospedaliera e sanità territoriale non possono non dialogare, così riusciamo a mantenere l'equilibrio e anche la presentazione di una sanità provinciale che non lascia nessun territorio indietro, ma che punta con forza alla centralità sanitaria di Teramo, città capoluogo. Ecco perché ho sempre detto, anche ieri ho ribadito, che non accetterò e non accetteremo mai una mera delocalizzazione del Mazzini. Il tema non è questo. Cosa diversa se invece ci viene presentato un piano, che poi è quello che abbiamo chiesto, che potenzi i presidi sulla città capoluogo, quindi un nuovo ospedale, se dovesse essere dimostrato più opportuno sotto l'aspetto sanitario realizzarlo in altro luogo, sempre in Teramo, città capoluogo, con l'area del Mazzini che in ogni caso non potrà assolutamente restare una cattedrale nel deserto, anzi deve essere potenziata sotto l'aspetto sanitario, valorizzando il territorio. Si parla di città della salute, all'interno della quale inserire la riabilitazione, inserire l'area formazione, il distretto di base, quindi un presidio sanitario forse ancora più forte rispetto a quello che attualmente è, oltre che alla cittadella della fragilità a Casalena. È chiaro che mi rivolgo con grande forza e determinazione alla regione Abruzzo. Il territorio sta discutendo e questo confronto si allargherà con una partecipazione qualificata, soprattutto dei sanitari. Ieri erano presenti i rappresentanti degli operatori e tutti si sono espressi verso la necessità di un nuovo ospedale per l'innovazione tecnologica. La Regione deve assolutamente approvare immediatamente il piano della rete ospedaliera e territoriale a livello regionale, perché altrimenti questa discussione rischia di essere condizionata dall'assenza di chi deve poi assumere le decisioni di programmazione, e soprattutto deve garantire la copertura finanziaria, perché il vero punto debole di questo percorso è dato proprio dalla necessità di trovare delle risorse ulteriori rispetto ai 120 milioni che abbiamo già a disposizione. L'assessore regionale Pietro Quaresimale questa mattina ha fatto il bilancio del suo primo anno all'interno della giunta Marsiglio. Circa 100 milioni di euro spesi dall'assessorato negli ultimi 365 giorni. Vediamo. Un anno molto difficile, ma sono soddisfatto perché abbiamo raggiunto degli ottimi obiettivi andando incontro alle esigenze delle aziende, dei lavoratori e delle persone più deboli. È trascorso un anno da quando Pietro Quaresimale è divenuto assessore regionale. Importanti le sue deleghe al lavoro, alle politiche sociali, all'istruzione, agli enti locali. Durante quest'anno, ha spiegato in conferenza stampa l'assessore, la spesa del Fondo Sociale Europeo è aumentata del 28%. In totale l'assessorato ha speso circa 100 milioni di euro, di cui 40 per il sociale, 20 per il lavoro e oltre 20 per le scuole. Tra le situazioni più complesse da gestire, sicuramente le delocalizzazioni delle grandi aziende e le centinaia di posti di lavoro a rischio. Sono 7 attualmente i tavoli vertenziali aperti. Metteremo in campo delle misure economiche per salvaguardare i livelli occupazionali. Non possiamo fare altro, c'è bisogno anche del governo, però la regione presente farà la sua parte. Un anno complesso anche quello delle scuole, tra quarantene e didattica a distanza. 1 milione per il termo scanner, 1 milione per l'acquisto dei tablet per le persone bisognose, è già arrivato un acconto del PNR pari a 20 milioni per la sicurezza delle nostre scuole. Dobbiamo fare ancora tanto, però vogliamo che i ragazzi siano in presenza, perché abbiamo visto i gravi pregiudizi che subiscono con la didattica a distanza, non solo a livello di istruzione ma anche a livello di socializzazione, e soprattutto va a causare l'abbandono scolastico. Quaresimale divenne assessore a seguito di un rimpasto di giunta, prendendo il posto del forzista Mauro Febbo. Gli equilibri tra Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia però in Abruzzo devono ancora assestarsi e presto potrebbe essere messa in campo una nuova formazione di governo. Non mi riguarda, ha commentato Quaresimale.
Questo non riguarda me, io penso a lavorare quotidianamente perché è un lavoro che faranno i segretari di partito. Io al momento penso che dobbiamo lavorare compatti e coesi perché gli abruzzesi si aspettano molto da noi e noi dobbiamo rispondere con fatti concreti, quindi amministrare e risolvere i problemi della gente. La nuova Pescara, la cui nascita avverrà dalla fusione del capoluogo adriatico di Pescara con Spoltore e Montesilvano, ancora al centro del dibattito politico. I consiglieri comunali di opposizione al comune di Pescara strigliano la giunta Masci e chiedono a viva voce la costituzione di una commissione anche per non perdere il treno importante dei fondi del PNRR. Vediamo. In rappresentanza del 49% di preferenze alle urne, per la prima volta uniti, le forze di opposizione in Consiglio Comunale tornano a chiedere al sindaco di Pescara Carlo Masci l'avvio di un confronto unitario su PNRR Nuova Pescara. La rappresentante del Movimento 5 Stelle, Erika Alessandrini, propone la nascita di due commissioni consigliari permanenti. Perché l'importanza strategica del momento e dei fondi a disposizione diventerà ancora più importante se la Nuova Pescara, quindi con un comune più grande, fuso, saprà cogliere l'occasione, ed è importante che la città di Pescara, attraverso una commissione istituita appositamente, produca quegli atti che portino poi finalmente ad una votazione, ad una decisione che arrivi a confermare l'istituzione del comune di Nuova Pescara il 1° gennaio 2023. In questi giorni proprio in consiglio comunale si sta discutendo il DUP, il documento unico di programmazione. Peccato, dice Marinella Sclocco, non si parli di questi due argomenti importanti. E solo grazie alla nostra opposizione, all'opposizione unica, siamo riusciti a far approvare degli emendamenti proprio in questo senso, cioè chiediamo al Comune di Pescara di parlare, di cominciare a programmare questi fondi che arriveranno proprio anche in vista della Nuova Pescara. Insomma, siamo molto preoccupati perché ci sono anche, insomma, dei termini, ci saranno dei termini per la presentazione dei progetti, ma ripeto, nella città di questo non si parla. Il 1° gennaio 2023, come detto, dovrebbe prendere vita la Nuova Pescara, ma di questo passo, afferma Marco Presutti, si rischia il commissariamento. Perché anche un po' in ragione, insomma, della pandemia, tutto quello che c'è stato, ma si è approfittato per non portare avanti questo processo nella concretezza. Invece è necessario farlo, anche perché altrimenti si avrà il commissariamento da parte della Regione, sarebbe una sconfitta per la politica, ma soprattutto sarebbe una sconfitta per i cittadini che ci hanno eletto, che vogliono Nuova Pescara e vogliono che si faccia con il contributo di coloro che hanno scelto per rappresentarli. In occasione della giornata mondiale delle comunicazioni sociali, la diocesi di Teramo Atri ha voluto dedicare un momento di riflessione sul tema dell'informazione con un convegno all'Università di Teramo. Il tema dell'incontro è stato l'ascolto. Relatore d'eccezione Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede. Vediamo. Non si comunica se non si è prima ascoltato e non si fa buon giornalismo senza la capacità di ascoltare. È il messaggio di Papa Francesco per la 56esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Un messaggio dibattuto nel corso del convegno dal titolo Ascoltate, dedicato dalla diocesi di Teramo Atri al mondo dell'informazione, svoltosi all'Università di Teramo in collaborazione con la Facoltà di Scienze della Comunicazione e l'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo. Relatore d'eccezione Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede. Noi dobbiamo semplicemente riscoprire che non c'è dialogo se non c'è ascolto, che a tutti noi piace essere ascoltati e quindi abbiamo anche il dovere di ascoltare, che nell'ascolto dell'altro, quando comprendiamo che l'altro alla fine non è una cosa così diversa da noi, noi possiamo specchiarci nell'altro, insieme possiamo uscire dalle difficoltà, insieme possiamo ricercare la verità, insieme possiamo confrontare le idee. Questo modo di fare comunicazione aiuta a costruire un mondo un po' migliore di quello in cui a volte viviamo, in cui appunto tutti parlano e nessuno ascolta. I nostri editori, le nostre strutture redazionali, comunque il complesso dell'informazione in questo momento tende a privilegiare l'ascolto di altri, della politica, dei potenti e quant'altro. Come recuperare questa nostra vocazione ontologica? Attraverso il rispetto delle regole deontologiche, attraverso lo studio, attraverso la comprensione dei fatti. I fatti non parlano da soli, vanno interpretati. E
a noi spetta dare significato e dare senso a questo tipo di fatti. Oggi il ricordo è andato a San Francesco de Sales, patrono dei giornalisti, ma anche a San Tommaso d'Aquino, che perseguiva l'umiltà nella comunicazione, la conoscenza prima di parlare e la formula del a me sembra che e mai io dico che. La conoscenza della realtà è molto più complessa di ciò che noi pensiamo, per cui bisogna fare in modo di non confondere informazioni con conoscenza. L'informazione è certamente più facile e anche più immediata e anche ci dà la sensazione di risultati, ma oggi abbiamo bisogno di una conoscenza che ci permetta di poter costruire il futuro. Particolarmente apprezzata la Lectio Magistralis di Christian Corsi, preside di Scienze della Comunicazione, che ha illustrato quanto sia importante l'ascolto all'interno delle aziende. Un'impresa sostenibile crea valore non solo economico, ma anche e soprattutto sociale. Ed ora la pagina dello sport, parliamo di calcio di Serie C in vista della gara di Viterbo di domenica. Il tecnico del Pescara Oteri dovrà fronteggiare diverse assenze. Sul fronte mercato, ultimi frenetici giorni di trattative, ore calde per l'uscita del centrocampista Rizzo, per il quale ormai è fatta la sua cessione al Messina, che è la spunta sulla Pistoiese che si era fatta avanti nelle ultime ore. Vediamo il servizio. Il campionato si intreccia con i giorni roventi di calciomercato. Il Pescara sarà impegnato domenica a Viterbo e mercoledì in casa con la Carrarese, mentre lunedì alle 20 ci sarà lo stop alla sessione di gennaio. La priorità per il Pescara è intanto formalizzare le uscite dei giocatori che non rientrano nei piani via Marilungo. Ora le attenzioni sono su Rizzo e Galano. Sul centrocampista resta aperto il fronte Messina, ma nelle ultime ore c'è stato l'inserimento prepotente della Pistoiese, squadra dei bassi fondi del girone B, ma che dopo il cambio di proprietà sta rinforzando la squadra per tentare la rincorsa salvezza. Le prossime ore saranno decisive per il futuro del centrocampista siciliano. Meno fermento intorno a Christian Galano, la cui posizione è sempre legata ad un ingaggio attuale particolarmente oneroso, fuori portata per quasi tutti i club di C, ma anche per diversi di Serie B. Se il presidente Sebastiani dovesse confermare l'intenzione di non fornire incentivi, l'esterno foggiano dovrebbe abbassare le pretese. Una società che ha la forza per tentare l'affondo con Galano è il Bari, che ha perso per un mese Botta. L'esterno potrebbe tornare utile, ma solo in caso di cessione di un altro tesserato da parte del Bari, Citro o Di Gennaro. Per le entrate il nome alla ribalta delle ultime ore è quello di Samuele Longo, che potrebbe arrivare in prestito dal Vicenza. Ci sono due variabili però: Longo attende una chiamata dalla B e il Pescara ha bisogno di una ulteriore uscita, quale quella di Michael De Marchi, che piace alla capolista del girone A su Tirol, per il quale potrebbe essere un utile completamento dell'attacco. La sensazione è che con la giornata di campionato alle porte molto sarà verosimilmente deciso nell'ultimo frenetico giorno di mercato di lunedì. Intanto il tecnico Gaetano Oteri continua a preparare il match di dopodomani a Viterbo e dovrà fronteggiare una serie di assenze. Per la gara del Rocchi vanno verso il forfè Derisio, Frascatore, Cancellotti, Chiarella e Drudi. Sarà convocato l'ultimo arrivato, il difensore Hierardi, che potrebbe anche ambire ad una maglia da titolare, anche se Oteri dovrebbe scegliere Illanes, Ingrosso e Veroli nel trio di difesa, Zappella e Rasi gli esterni. In mediana Pompei Petti prenderà il posto di Derisio, ballottaggio Diambo Memusciai per l'altro posto. In attacco si ripartirà da Rauti, Ferrari e Dursi, con Clemenza e il baby meraviglia delle Monache pronti a subentrare in corso d'opera. Attivissima sul mercato la Viterbese, che si riassesta per risalire la classifica. Ieri ufficializzati gli arrivi in prestito dell'attaccante Alessandro Polidori dal Monterosi, un ex virtuale del Delfino, e del centrocampista Claudio Maffei dal Fiorenzuola. E poi la cessione di Michele Volpe alla Vibonese. Out Pavlev, dovrebbe debuttare un altro volto nuovo in difesa, il terzino Semenzato, a guidare l'attacco l'ex Perugia Bianchimano, supportato da Murilo e Volpicelli. Ore di grande fermento anche nel Teramo, la vicenda più spinosa è quella del centrocampista Domenico Mungo, che non ha ancora trovato l'accordo con la Viterbese e rischia di finire fuori lista. Dalla sua cessione dipende l'innesto di Sorrentino in prestito dalla Reggiana, mentre è fatta per l'arrivo di Cisco in prestito dal Pisa. Chi invece è già arrivato e ha debuttato nel finale della gara vinta a Pesaro è l'attaccante D'Andrea, che ascoltiamo. Beh, sicuramente io sono venuto qui per dare il mio
il mio aiuto, il mio contributo a questa squadra, che secondo me la classifica non merita questa posizione, una piazza così importante dovrebbe stare più in alto. Spero di poter aiutare questa squadra in qualsiasi ruolo, spero in attacco, perché il mio ruolo è a punta centrale o a due, anche dietro la seconda, facendo la seconda punta. Quindi dove il mister mi vuole far giocare io mi faccio trovare pronto. Rappresenta un'esplosione, spero, per me, perché una piazza così importante, così tanto visibile, con così tanta visibilità, per me è importante. Ho 23 anni e spero qui di riuscire a fare bene, tanto bene, e aiutare questa squadra magari ad arrivare in più alto possibile. Il mister Guidi l'anno scorso l'ho visto con la Casertana e diciamo che è stata veramente una grande squadra che giocava sempre a calcio, anche io a Foggia quando ci abbiamo giocato contro è stata veramente tosta. E sono veramente contento di essere allenato da un mister così, perché sono sicuro che con lui posso crescere veramente tanto. Beh, diciamo che a Seregno non ho trovato tanto spazio, non sono stato messo nel mio ruolo, ho giocato più mezzala. Anche No. Ah, okay, allora... In attacco ho giocato, abbiamo fatto un po' di partite a tre, ho giocato esterno in attacco. Okay. Quarto di centrocampo non l'ho mai fatto. Quando arrivano nuovi ragazzi in una squadra si spera sempre di... Spogliatoio trovato? No, ho trovato un grande spogliatoio, veramente. Non me l'aspettavo e sono veramente contento, perché sono tutti bravi ragazzi, mi hanno accolto subito bene, sono contento. Spero che con il mio approdo qui di poter aiutare, come ho detto prima, come ho ripetuto, di aiutare questa squadra a ritornare nella posizione che si merita. In chiusura il volley, in A2 la SIE Cortona anticipa domani sera alle ore 19 la gara interna contro il Portoviro, mentre in A2 femminile pure domenica, ma alle 15 l'Altino sarà impegnato sul campo siculo dell'Aragona. Invece il match Abba Pineto-Sama Porto Maggiore in programma domenica 30 alle ore 18 è rinviato a data da destinarsi a causa di diverse positività all'interno del gruppo squadra biancazzurro. Sempre fermi i campionati di B e C riprenderanno a metà febbraio. Intanto, in attesa dell'ufficialità, l'Abba Pineto ha scelto il nuovo allenatore che prenderà il posto di Rovinelli. Si tratta di Franco Bertoli, papà del giocatore Matteo. 63 anni ed ex nazionale azzurro, Bertoli da giocatore vanta numerosi scudetti e trofei internazionali vinti con Torino, Modena e Milano. La sua ultima esperienza in panchina risale a 10 anni fa a Genova, in A2. In questi anni spesso è stato anche apprezzatissimo commentatore tecnico per le telecronache di pallavolo. È tutto per questa edizione del TG6, tutti i servizi che avete visto in questa edizione sono già disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimo appuntamento con la nostra informazione nel TG6 delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.